Pio Di Giambattista, Pio, oggi ho contro il Monteverdi Palazzi, abbiamo vinto 5-1. Come hai visto la prestazione dei nostri ragazzi in campo, e soprattutto la tua, visto che per te oggi è stato un esordio in prima categoria? Sì, guarda, una soddisfazione, però intanto vi faccio vedere il mio anno di nascita, quindi questo può dire di tutto. Per quanto riguarda la prestazione, oggi prestazione veramente di alto livello a Monteverdi, e ho visto una squadra molto grintosa, che voleva risultati a tutti i costi, l'abbiamo ottenuto già alla fine del primo tempo. E sono soddisfatto. Per quanto riguarda, voglio fare una precisazione, vorrei fare i complimenti a Ciolli Iari, perché oggi ha raggiunto 100 gol nella sua carriera, una cosa che mi fa molto piacere, perché era tutto il giorno di ritorno che ci stava provando, e sembrava che ci fosse Una sorta di blocco. una sorta di blocco psicologico che non raggiungeva questo traguardo, e oggi ci è riuscito e sono contento per lui, e anche lui era molto contento. E la prossima partita contro i Frates. Ovviamente per noi, vista la classifica, visto i risultati odierni, è complicato poter riuscire a entrare nei playoff, nonostante che non perdiamo la speranza. Cosa ti aspetti dall'incontro di domenica? Ma guarda, domenica contro i Frates, diciamo, il nostro imperativo è vincere. Una volta che abbiamo vinto, abbiamo fatto il nostro. Mi accetto a sperare nei risultati, che noi non ci possiamo fare niente. E i risultati sono che il Geotermica dovrebbe perdere, però se la vede difficile, questo ingresso nei playoff sta molto anche nei risultati degli altri, però noi facciamo il nostro. E poi nel calcio può succedere sempre di tutto, anche agli ultimi minuti, come a volte è successo, e vediamo domenica come Come si ci finirà? evolve. Ok, perfetto, ti ringrazio. Ciao, Pio.